Gennaio 2021 si è chiuso lasciandoci tutta una serie di considerazioni particolarmente interessanti in merito alla criptosfera e Bitcoin. Cominciamo innanzitutto col menzionare i recenti endorsement fatti da tycoon della finanza cosiddetta ordinaria, convenzionale del mondo del risparmio gestito. Potremmo citare Ray Dalio, il più grande gestore di fondi hedge, o meglio ancora Larry Fink, fondatore e presidente di BlackRock, di fatto la più grande casa di gestione di investimento al mondo. Per chi non lo sapesse, BlackRock è addirittura azionista di maggioranza relativa all'interno di tantissime banche italiane, cominciando da Intesa e finendo con Unicredit. Ora, proprio questi stessi soggetti che fino a qualche anno fa avevano sempre denigrato, messo in cattiva luce Bitcoin and Company, hanno dichiaratamente cambiato la propria view. Possiamo addirittura anche citare il caso ormai di scuola di Elon Musk con la sua cambio di biografia addirittura all'interno della scheda Twitter, che ha generato un pump and dump in pochissime ore. Ebbene, quello che è importante invece prendere in considerazione per Bitcoin a fronte di queste nuove uscite, a fronte di questi nuovi endorsement, è che con ormai grande presunzione ci aspetta un periodo di tempo molto prolungato in cui assisteremo ad un contenimento, ad una contrazione della volatilità di Bitcoin, proprio per conseguenza all'ingresso di tutti questi grandi player istituzionali. Vale a dire, più il prezzo continuerà a salire, più la quotazione si alzerà, sempre meno possibilità di accesso al mercato ci saranno nei confronti dei piccoli retail, che sono quelli che oggettivamente possono creare elevata volatilità sul mercato, proprio perché il loro comportamento spesso è determinato dalle emozioni, paura di perdere o avidità di guadagnare facilmente, cosa invece che non denota gli operatori istituzionali, che hanno delle dinamiche di comportamento che sono ovviamente antitetiche alla gestione emotiva di un investimento. In questo momento, se tralasciamo quello che è accaduto durante marzo 2020, ossia la crisi di liquidità del mercato che ha colpito non solo la criptosfera ma tutti i mercati finanziari, possiamo assumere che la volatilità giornaliera di Bitcoin ormai è inferiore ai 10 punti percentuali. E questo è piuttosto interessante, perché l'aspettativa è quella di vedere mese dopo mese, trimestre dopo trimestre, questa percentuale contrarsi sempre più, sino ad arrivare a volatilità che sono fisiologiche per asset class rischiosi, vale a dire un 5 punti percentuali, proprio in forza dell'ingresso di nuovi attori istituzionali e player istituzionali. Questo è fondamentale per il mercato, per il futuro di Bitcoin, che ormai lo possiamo considerare un dato oggettivo e una commodity finanziaria che non ha più niente a che vedere con la community originaria che l'aveva lanciato, fatto emergere, che ci aveva speculato, e soprattutto tutta quella schiera di Bitcoin minimalist che ritengono che il Bitcoin sia ancora un loro oggetto o dei desideri. Questo ormai è stato completamente disatteso. Più passerà il tempo, più l'opera di rastrellamento da parte di grandi financial raider company terminerà con la conquista del territorio da parte loro. È proprio per questo motivo che c'è tutto l'interesse poi nel medio e lungo termine a contrarre la volatilità, a gestire questa commodity finanziaria con livelli di volatilità che sono, come ho detto prima, più che
fisiologici ed accettabili. E proprio anche richiamando a questa presenza, vale a dire sempre più istituzionali e sempre meno retail, che si ipotizza come i grandi price prediction mostre, ossia le quotazioni di Bitcoin a prezzi veramente difficili anche da comprendere in questo momento, in quest'epoca, siano probabilmente da rivedere, nel senso che, citando la famosa price prediction mostre, che ne so, di John McAfee, $1 milione o $500 mila, è abbastanza difficile che questo tipo di risultato si riesca ad ottenere, vale a dire che è molto più plausibile arrivare a una quotazione di prezzo che sarà in ogni caso più elevata di quella odierna, ma che potrebbe oscillare tranquillamente tra i 100.000 e i $150 mila, e da quella soglia, da questa banda di oscillazione, non ci si dovrebbe poi più a discostare, proprio perché non sarà più possibile per un retail avvicinarsi a Bitcoin, e l'investitore retail andrà a ricercare altre alternative proprio per l'effetto psicologico che ha un prezzo, una quotazione troppo elevata. Qui non sto a spiegare il discorso di Satoshi, perché è pieno di gente che continua a parlare di Satoshi. Una persona che si avvicina per la prima volta alla criptosfera, a Bitcoin, non gliene può fregare una merita fava dei Satoshi. Guarda quanto vale un'unità di conto e su quella decide se aprire una posizione oppure no. I Satoshi è un elemento di contabilità interna alla blockchain che può comprendere chi è non un neofita, ma un trader professionista o una persona che sicuramente non è, può considerarsi un beginners di crypto. Enco. Pertanto questo è molto interessante, l'idea di avere questa visione che cambia a questo punto mese dopo mese, a fronte dei continui ingressi pesanti da parte degli istituzionali che acquistano, ricordiamocelo, sempre over the counter. Io ricevo ogni settimana la proposta da parte di alcune exchange, da parte di alcuni trading room all'interno delle exchange con i quali ad esempio operiamo, come UChain SPA, che ci chiedono se siamo interessati a smobilizzare tutta la nostra posizione in Bitcoin andando ad effettuare una cosiddetta transazione, una negoziazione OTC, quindi fuori dal mercato e ovviamente a prezzi che sono diversi dal mercato, proprio per le ragioni che sono comprensibili, ossia che un grande player, una grande banca, un grande fondo di investimento non si può permettere di andare a comprare, che ne so, 500 o 1000 bitcoin a mercato, perché quello creerebbe spiacevolezze sul prezzo, nel senso che produrrebbe grandi esplosioni di volatilità, quelle che proprio si vogliono evitare e vuole evitare che si verifichino tutti i player istituzionali, che hanno bisogno invece di un prezzo che si muove con una dinamica che è sotto controllo e consente di implementare qualsiasi asset allocation con una logica appunto di medio-lungo termine. Vi lascio in descrizione i link esterni per andare ad approfondire proprio l'abbassamento della volatilità attesa per i prossimi mesi su Bitcoin e poi quelle che sono ovviamente anche le nuove dinamiche di price prediction per il 2021 in forza dei recenti endorsement ricevuti dalle Larry Fink, Elon Musk e Ray Dalio.